Con 8,5 miliardi di euro, il PNRR è un'occasione straordinaria per migliorare gli edifici scolastici dei comuni e delle città metropolitane. Saranno migliaia gli interventi che daranno un nuovo volto alla scuola italiana e a cui le amministrazioni stanno dando il massimo impegno per realizzare edifici innovativi, sostenibili, sicuri ed inclusivi. ANCI ha attivato con Invitalia un supporto ai comuni che ha avuto 400 adesioni per nidi e scuole dell'infanzia e 140 adesioni per scuole innovative. Il piano per asili nido e scuole dell'infanzia ha un valore di 3,7 miliardi destinati ad aumentare l'offerta educativa a 0-6 anni sul territorio nazionale e creare così 264.000 nuovi posti in 1.785 comuni. L'inizio dei lavori è previsto entro il novembre del 2023. Grazie a un investimento da 600 milioni di euro, saranno 773 i comuni che potenzieranno spazi per le mense, con la costruzione o la ristrutturazione di circa 1.000 mense scolastiche. L'aggiudicazione dei lavori è prevista entro il 31 agosto 2023. Con un investimento da 331 milioni, verranno realizzati, attraverso 444 interventi, circa 230.000 metri quadrati di palestre scolastiche, 298 su strutture già esistenti e 146 per le nuove costruzioni in 219 comuni. Scuole più innovative e sostenibili con il piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica, con un investimento di circa 1 miliardo e 100 milioni, per un obiettivo di 195 nuove scuole, la cui aggiudicazione dei lavori è prevista per settembre 2023. Sono infine 2 milioni e 400 mila metri quadrati di edilizia scolastica ad essere oggetto di messa in sicurezza e riqualificazione, attraverso un investimento complessivo di 3,9 miliardi, tra risorse nuove e progetti in essere, destinati a comuni e città metropolitane. Vediamo gli esempi. Cagliazzo, in provincia di Caserta, con un finanziamento di 800.000 euro, è uno dei primi comuni ad aver aperto il cantiere per la realizzazione di un nuovo asilo nido con annesso parco giochi. Perugia, con un importo complessivo di 8,5 milioni, costruirà la nuova sede di una scuola primaria, un nuovo asilo nido, due nuove mense e riqualificherà due scuole esistenti. Ad Imperia, è in corso la riqualificazione dell'istituto scolastico di Via Gibelli, dove con 1 milione di euro si sta procedendo al miglioramento sismico dell'edificio e al rifacimento delle facciate, dei servizi igienici e dei decori. A Pesaro, l'istituto scolastico di Via Fermi ha avviato con 600.000 euro lavori di riqualificazione delle scale delle gradinate, della palestra e del sistema di riscaldamento e antincendio. A San Polo d'Enza, in provincia di Ravenna, è in corso l'affidamento dei lavori di costruzione della nuova scuola primaria Renzo Pezzani, finanziata con 5,4 milioni di euro. A Pontedera, con 6,3 milioni di euro, sarà realizzato un nuovo polo per l'infanzia in un'area di oltre 7.000 metri quadrati, destinati ad aree verdi e agli alunni del nido e della scuola dell'infanzia.